raggiunge qualche spessore d'oro, qualche colore reale, così è una specie di nuovo manoscritto illuminato. E così l'idea di un parco di testi mi sembra perfettamente a proposito. Credo che la discussione non c'è ancora e non è ancora bisogno. Il momento della presentazione, credo che tu hai qualche scheda, è il momento di entrare dentro il concetto e poi chiacchieremo insieme. Non prima di offrire a Bruno un petit cadeau da parte della Società Dantesca Italiana, è il nostro piccolo emblema che offriamo ai nostri amici illustri, diciamo così, e Bruno lo è. Bene, qualche parola su quello che è appunto il canone che vorremmo attraversare, l'immagine delle immagini di Dante. Ci troviamo di fronte a tante forme, a tante storie codicologiche che ci portano di fronte a un esempio, potremmo dirlo, di mouvance del testo dantesco, delle tante tensioni semiotiche che nel caso di un testo medievale continuamente orientano e definiscono e proiettano la nostra percezione e le nostre competenze. Certo, lo studio di quell'interpretazione che oggi definiamo figurata ha conquistato di recente spazi forse impensati e impensabili decenni or sono. Il nostro compito con Dante è stato per certi aspetti facilitato, reso agevole dal fatto che già Dante nella sua figura di voyageur ci dice, ci fa impostare il discorso sulla via di una collaborazione tra parole e immagini. Quando ancora poco sapevo di queste cose, leggere i canti del visibile parlare, i canti 10-12 del Purgatorio, oppure vedere come veniva figurato non il paradiso, ma il paradiso terrestre di Matelda sull'immagine attraverso il filtro della visualità ovidiana, o immaginare la rappresentazione della luce paradisiaca, mi ha fatto porre alcune domande che poi mi hanno avviato su questa strada, e cioè riesco a vedere, dopo tanto tempo anche, come Dante si sia posto anche come figura di poeta double d'un critique e di un critico figurativo, di arte figurativa. Basta vederlo proprio nei canti del visibile parlare, dove addirittura senza parere si fa come un passerby, come la figura di quel viaggiatore che passa davanti a una stele, a un sarcofago, a un monumento, quale, secondo un'immagine che era già propria non solo di Filostrato, che ovviamente Dante non ha conosciuto, ma soprattutto degli epigrammi ecfrastici, no? Dell'antologia latina, dell'antologia greca, il viaggiatore che passa di fronte a un monumento e il monumento gli parla, e il monumento gli lancia un messaggio. Dante è effettivamente in questa posizione, ha filtrato elementi di questo genere, e noi dobbiamo tenerne conto nel momento in cui nella commedia ci sono dei luoghi sensibili
dei luoghi emblematici che ci dicono Dante qui sta facendo critica d'arte, sta recuperando appunto una visione figurativamente critica del passato anche classico. Va detto che questo insegnamento forse fu preso anche all'istante dai primi lettori del poema e da coloro che intesero realizzare delle figurazioni su di esso, a partire da quell'illustre reperto, uno dei primissimi, che è il Codice Palatino 313 o Dante Poggiali della Biblioteca Nazionale di Firenze, che è un testo dantesco letto quasi già per via umanistica, se vogliamo, nel senso che è un luogo di nuova impostazione del vedere per gli uomini del tempo, per gli uomini che hanno letto la commedia, di una visualità tutta di un'epoca, come riflessione estetica attraverso un commento figurato su quello che è invece il commentario verbale di Dante, creando quindi da subito, sono anni vicini a Dante, quelli del Dante Poggiale, creando un iconotesto già nel 300, uno dei più affascinanti, devo dire, nella storia, e che presto si addensa in esempi anche più complessi di autentiche sintesi fra tradizione illustrativa e chiose al poema. Questo è il modello del celebre codice di Chantilly, il Conde 597. Ma qui sappiamo già di avere a che fare con collaborazioni prestigiose fra lettori e artisti. Nella fattispecie un Guido da Pisa come commentatore e un possibile Francesco Traini come artista esecutore. Dunque, già ai tempi di Miss, il Palatino faceva parte di un canone abbastanza solido, se è stato supposto, è stato ipotizzato che lo stesso Codice Palatino venga già da un prototipo illustrato, già da un altro codice, quindi diciamo quasi di età dantesca, già illustrato. È solo un'ipotesi, naturalmente, non confermata dai fatti, ma evidentemente è possibile a questo punto immaginare che il Codice Palatino altro non sia, anche in quella sua forma un po' imperfetta, una prova, un testo sperimentale. Un insieme sperimentale nella sua forma incompiuta. Ma già qui e in tutto l'insieme dei Danti del Cento, che voi certo conoscete, noi riconosciamo già l'uso forte a schiera dei model books, per esempio, o di altre pratiche modellizzanti. Si cerca di costruire subito l'immagine forte, definitiva della lettura visuale di Dante, creando un modello esecutivo che è quello fissato nel Palatino, scene tabellari incorniciate un po' grossolanamente anche o in modo arcaico in rettangoli, ma anche le illustrazioni, il principio delle illustrazioni simultanee, quelle che sono appunto tutti i segnali di una prima recensione figurata del poema. Viene naturale parlare dunque dell'inserimento nella storia di queste singole unità codicologiche, inserimento in uno sviluppo organico, in una evoluzione, che significa allontanarsi dalle prime prove ancora gotiche, mettiamola così, per puntare su forme che danno già l'idea di cicli narrativi complessi. E questo è il percorso anche più attuale degli studi sulle esecuzioni quattrocentesche dei codici illustrati di Dante. Parlo ad esempio degli studi sul codice della libreria gambalunghiana, che addirittura è già un codice all'antica, che cita il vecchio Dante, rifunzionalizzandolo, riutilizzandolo in una prospettiva che è aggiornata con il verbo figurato dei giotteschi
del nord. Mentre in aree anche diverse da quella fiorentina, noi sappiamo che un codice decisivo come il riccardiano braidense, proprio perché si avvicina ad altri modelli, quelli della tradizione giuridica o ai modelli figurati dell'Eneide, ci dicono di come si faccia strada rapidamente la tendenza a riscoprire e a riutilizzare da dentro la commedia certi valori teologico-dottrinali. È scoperta l'esigenza di trasformare la commedia in un trattato, in un trattato, di farne cioè uno strumento che funziona per conto suo, con una sua autonomia di segni. E qui emergono delle personalità individuate che pongono, diciamo, il loro talento, la loro intelligenza e tutta l'enciclopedia delle loro conoscenze a disposizione del testo di Dante. Sono figure tutt'altro che routinier, dal maestro del Biadaiolo, maestro delle effigi domenicane, al maestro d'Addesco o ai grandissimi miniatori di scuola meridionale come Cristoforo Rimina o il maestro di Offida. Da poco, ad esempio, tutto questo tipo di studi e proprio questa accezione specifica che hanno preso gli studi sul canone figurato della commedia ha fatto sì che riconoscere una mano certa per il Dante guarneriano, probabilmente Bartolomeo di Fruosino, assai probabilmente Bartolomeo di Fruosino, ha fatto sì che anche la filologia comprendesse ci sono codici che sono tutt'altro che bizzarri e arretrati, ma anzi utilizzano il passato per una visione nuova all'interno della commedia. Proprio Gianfranco Contini aveva definito l'illustrazione del Dante guarneriano come bizzarra e fuori squadra, e invece adesso noi ci accorgiamo che così non è, ma fa parte di un processo nel tempo. Prendere atto dunque della grande, della quasi sconfinata ricchezza narrativa della commedia significò dunque spingersi anche a ideare grandi cicli illustrati che andavano preparati con cognizione di causa, dovevano essere programmati professionalmente, e qui appunto il riccardiano braidense funziona magnificamente. Si va davvero verso il trattato, si infrangono i limiti del tempo imposti dagli illustratori precoci di bottega, ci si avvicina a modelli già fortunati e di grande esperienza, ai modelli del Roman de la Rose illustrato, al modello dell'Eneide che vi ho già citato, per poter aprire sempre di più la funzione paratestuale per il corredo illustrato, che diventa uno dei motori per aumentare il peso concettuale dell'opera tutta, quindi non una illustrazione ma una competenza aggiuntiva e complementare al testo di Dante. Vengono alla ribalta progressivamente nel tempo addirittura, e qui si modernizza la lettura dantesca con caratterizzazioni psicologiche dei personaggi. Addirittura questo è stato ipotizzato per il codice di Berlino, il Rödiger 227, con il dinamismo delle figurazioni del maestro delle effigi domenicane, con l'acquisto di un dinamismo narrativo delle immagini per conto loro, di sul testo dantesco. C'è questo passaggio di competenze, no? Addirittura in alcune tarde immagini le figure dialogano fra di loro quasi indipendentemente dall'episodio dantesco, in aggiunta ad esso. Soprattutto una volta che alcuni artisti, già di esperienza, ad esempio su codici lombardi di materia cavalleresca o che so, anche sulla Bibbia istoriata padovana,
portano innovazioni assolute, una freschezza rappresentativa che non è certo dei primi esempi codicologici. Ma qui naturalmente c'è stata, diciamo, gli artisti hanno attraversato le esperienze, esperienze molteplici. Si tratta di botteghe oramai altamente specializzate. E questo spiega, ad esempio, come anche si possa aver pensato con il Dante Landiniano del 1481 a proporre un testo la cui figurazione, per quanto scusate, per quanto non compiuta, almeno nell'esemplare di partenza, possa raggiungere addirittura uno scopo di presentazione di un testo che funziona come instrumentum regni. Dante serve ai medici per acquisire un'identità ideologico-politica di se stessi e della propria storia passando attraverso Dante, passando attraverso l'immagine che Dante ha consegnato nel tempo. Insomma, nel tempo l'immagine del testo dantesco, sotto questa accelerazione di sempre più forti libertà immaginative, è riuscito a orientare concretamente, forse anche criticamente, il lettore all'interno di un cosmo morale e dottrinale che si fa sempre più difficile da intendere man mano che si procede nel tempo, ma che così invece viene avvicinato e recuperato attraverso questo tesoro di immagine. Quello che vediamo in un codice poco studiato, come quello del Christianeum di Altona, dove addirittura si va verso una lettura quasi petrarchesca di storia dell'io, della Divina Commedia, facendo collidere o agire assieme addirittura i corredi figurati della Commedia e quelli dei trionfi petrarcheschi, no? In uno scambio di interpretazioni articolate e profondamente differenti l'una dall'altra proprio della storia. E ormai, insomma, all'altezza del Cinquecento Dante è entrato nella storia, è passato, oserei dire, usando appunto un'espressione, un'immagine dantesca, dall'eterno nel tempo. Insomma, il Dante si è aggregato anche a una moderna soggettività, anch'essa, se vogliamo, di taglio petrarchesco. Ecco, queste chiavi di lettura, molte altre ce ne sono ovviamente, ma non vi voglio tormentare oltre. Queste chiavi di lettura hanno impostato anche le nostre giornate e devo dire che uno dei culmini di questo canone di convegni è stato rappresentato proprio dal nostro appuntamento a Tours, così ben organizzato da Sabrina Ferrara. Devo dire che insomma, se altre chiavi di lettura saranno possibili, e sono certo che sono possibili, sarà tutto di grande giovamento per il nostro campo di studi, su cui effettivamente sono stati aperti in queste nostre circostanze parecchi spiragli. Ebbene sì, effettivamente qualche luce ancora renderà ancora più sorridenti le nostre carte, spero insomma anche che sorrideremo un po' anche noi. Grazie. Grazie Marcello per questi primi passi in questo nuovo campo di ricerca. Sono rimasto colpito dalla varietà dei concetti che tu hai provato e esposto per questo nuova intelligenza di Dante. La cosa forse che mi ha stupita di più è questa idea di un prototipo illustrato, e vorrei ritornare un argomento bene noto, cioè quello di Dante pittore.
Puoi fare per noi francesi qui una sintesi di quello che sappiamo del Dante pittore e in che modo questa pratica dantesca che abbiamo letto della Vita Nuova può aprire una certa sensibilità sul il campo figurativo del poema. Beh, posso dire, forse anche senza tema di essere smentito, che un Dante pittore non è mai esistito. A meno che, diciamo, ma no, lo dico in modo diverso. L'episodio di Dante che disegna, che disegna angeli nella Vita Nuova, eccetera. Beh, credo che anche questo episodio altro non sia che una forma della verbalità o della letterarietà della competenza artistica di Dante. In quell'episodio si vuole, che interviene non a caso, a una certa altezza del libello, ci si vuole allontanare da una figura, da un certo tipo di figurazione poetica di taglio cavalcantiano e quindi più astratta, verso invece un'esecuzione dei segni poetici ben più concreta e ben più legata ai temi della teologia della storia che si sta formando all'interno del libello. No, il discorso è molto complesso e non avrei dovuto cominciare di qua. No, vorrei dire più che altro che la competenza artistica di Dante è già straordinaria. È straordinaria anche e soprattutto in quei punti di tenuta in cui lui riesce a far emergere delle cognizioni che sono di una modernità e di una vicinanza ai fatti artistici effettivamente accaduti nel suo tempo e sviluppatisi nel suo tempo, che diciamo è del tutto sorprendente. Quando lui cita Oderisi e Franco Bolognese, dimostra molto chiaramente di aver intuito e non a caso lo mette all'interno di un gareggiare sul tema della fama, all'interno del Purgatorio. Beh, mostra di aver intuito chiaramente che c'è stato un passaggio da quella che è la figurazione gotica di fine 200, il linguaggio bizantino, le immagini morte, al linguaggio vivo dei Giotteschi. Citare anche, e questo ha un corrispettivo immediato, nel passaggio che lui immagina fra Cimabue e Giotto, naturalmente. Ma dovete capire, ma lo sapete senz'altro, che tutto questo avviene all'interno di una concezione che è specificamente e soprattutto letteraria, di storia di una verbalità arricchita dai segni figurativi, di cui Dante si serve non solo in queste circostanze, ma in tantissime altre della commedia. Addirittura, ci sto studiando adesso, quando appunto rappresenta assieme, sempre nel Purgatorio, Guinizelli e Arnaut Daniel, qui mette a partito, a mio avviso, credo di averne le prove, una conoscenza di codici di canzonieri provenzali illustrati, di cui alcuni segni sono rimasti nella verbalità della commedia. Dunque, non è soltanto nei luoghi in cui Dante scopre se stesso, come uomo del suo tempo che ha a che fare anche con il contesto figurativo, ma anche in tutte quelle circostanze, compresa quella della Vita Nuova, in cui copre attraverso
fini scopertamente verbali, copre queste sue competenze e questi segnali. Fatto sì è che rimane come legge davvero assoluta per lui l'aver compreso la possibilità di collaborazione fra i due linguaggi. Che resta poi come una delle caratteristiche che noi ogni volta dobbiamo andare, noi moderni, dobbiamo andare a riscoprire, ma che era del tutto naturale, era moneta corrente al tempo di Dante e immediatamente dopo, ancora e sempre attraverso il modello dantesco, in Petrarca, no? Petrarca che si forma una biblioteca di codici illustrati, lui che si dichiara del tutto ignorante di fatti d'arte, che non vuole sapere granché, e poi fa collaborare Simone Martini e probabilmente anche Giotto per alcune realizzazioni per la sua collezione privata o per interpretare i testi. Se pensiamo alla miniatura di Simone Martini per il Virgilio Ambrosiano, ci rendiamo conto che è normale la collaborazione fra i due linguaggi per gli uomini di questo tempo, per i poeti di questo tempo. Non dico di Boccaccio, oltretutto l'unico vero disegnatore improprio, quasi professionale, non solo negli Zibaldoni, ma probabilmente anche nel Codice Hamilton. È una collaborazione naturalissima e sta a noi andare a scoprire tutti i luoghi in cui questo diventa fervente, in cui questo sale agli occhi. E vi assicuro che, ma lo sapete senz'altro, insomma, che sono decine e decine i luoghi della commedia in cui Dante gioca con il nostro, con la nostra capacità di capire, no? Ho citato il caso del paradiso terrestre e della visualità ovidiana, beh, anche lì insomma ci sono dei casi scopertissimi di collaborazione fra i due linguaggi. Alors je vais reprendre le français parce que le dialogue va s'engager avec notre public. Pour ceux qui n'avaient pas toute la maîtrise de l'italien requise, nous sommes devant un fait conjoint, ce que les philosophes appelleraient un schématisme. Nous avons à penser la coémergence de l'image et du texte chez Dante. Il n'y a pas simplement à supposer un texte qui rencontre des phénomènes de figuration, mais nous avons un texte qui accueille dans sa condition propre l'expansion figurale. Et ça, c'est encore à conceptualiser. Nous n'avons pas véritablement, outre cette notion de schématisme, les instruments théoriques entièrement mûris pour cette connaturalité du dessin et de la verbalité. J'ajouterais pour nos amis français que ce dossier va revenir constamment en Italie, qu'il est au cœur des œuvres de Léonard de Vinci, que Léonard de Vinci se persuade qu'il y a une plus grande puissance d'expression de la peinture que de la poésie. Et il a essayé de créer une sorte de concours de puissance entre ces deux moyens, et il a mis en avant le primat de la peinture face à la poésie. Enfin, notre collègue a été en mesure de multiplier toutes les traditions qui étaient supposées par cette aventure à la fois créative et intellectuelle, en montrant que la Bible, mais que les éditions de l'Énéide, que les œuvres d'Ovid étaient transmises avec une expansion figurative du même type. Et ce qui est extraordinaire de Dante, c'est qu'à cause de ce qu'on pourrait appeler le regard de Dante, à cause du regard de Dante, il y a une sorte de migration de tous ces moyens qui avaient été essayés dans d'autres champs, qui viennent se cristalliser sur l'arborescence de la Divine Comédie.
la Divine Comédie donc à la fois a une potentialité visible à l'intérieur de ses propres mécanismes de signification, mais voit se rapporter à elle une variété de traditions qui sont propres évidemment au temps gothique et à l'art gothique français en particulier, mais qui viennent trouver à se nidifier dans ces endroits dont parlait Marcello Cicuto, où Dante arrive aux limites de notre capacité de comprendre. Et là, il y a une sorte de relais ou de relève figurale du texte dans son énigme et dans sa nodosité sémantique. Enfin, on a été amené à montrer l'importance de Pétrarque, qui est à la fois, comme tout le monde le sait, un rival et parfois un ennemi de Dante, mais Pétrarque, dans sa génialité propre, a créé des modes de transmission du texte, des modes de diffusion de ses poèmes qui vont servir aussi de support à l'œuvre de Dante. Au fond, Pétrarque va aplanir les champs de la réception d'un texte poétique, et du même coup, Dante va en profiter. Et j'ai beaucoup apprécié cette idée qu'au Cinquecento, il y a un changement du sujet narrateur qu'est Dante. Ce changement, c'est comme si Dante, au fond, se mettait à capitaliser dans son texte à lui les acquis de l'affect qui étaient rendus expressifs dans l'œuvre de Pétrarque. C'est pas, bien sûr, une réduction du plurilinguisme de Dante au monolinguisme de Pétrarque, mais la subjectivité moderne de Pétrarque devient un modèle pour habiter le texte de Dante. Et ça, c'est ce que Marcello appelait le passage de l'éternel au temps. Tu as même parlé, je crois, d'une historicisation qui se produit du texte dantesque à cause de ce passage, sous l'égide de Pétrarque. Et hier, nous avons vu, c'était un très beau geste de la part de la Bibliothèque nationale, qui nous a montré seulement des manuscrits d'anthologique ou dantesque, mais aussi un extraordinaire exemplaire des Triomphi di Petrarca, montrant qu'on ne pouvait pas comprendre au fond l'équilibre de l'enluminure dantesque sans connaître les évolutions de l'enluminure pétrarquienne. Et là, on découvre qu'au fond, il y a une alliance objective dans l'histoire de la littérature occidentale entre les deux entités séparées que représentent Dante et Pétrarque. Et ça, c'est absolument un des grands acquis, à mon sens, du champ de travail que vous développez. Voilà, donc c'était quelques ajouts que je transmettais en français. Et maintenant, nous pouvons ouvrir le débat. Alors, à vous. Si vous avez envie de dire quelque chose. Pendant qu'ils se concentrent, je del silenzio per dire che al nostro sono Basel, morti o sono soddisfatti. Basel, d'amore al quale ci ha aggiunto poi Silvia Maddalo dalla seconda puntata in poi, che è stata importantissima per continuare a ragionare sulle carte ridenti e d'amore. Era importante perché è storica della miniatura, è storica dell'arte, quindi mancava un anello mancante. Io credo che Marcello abbia, al massimo, come sempre, al massimo grado, espresso questo importantissimo approccio all'opera di Dante, cioè la possibilità insita nella commedia e poi, come dire, di coloro che hanno letto la commedia, commentato sia il testo dell'immagine, la commedia stessa, e io credo che Marcello l'abbia, come sempre, espressa al massimo livello. Non voglio aggiungere altro a quello che egli ha detto in maniera così significativa e importante.
sono io che ringrazio Rossend e Marcello per avermi coinvolto in questa, come dire, su questo fascia. Io sono una velista, quindi cioè tu proprio, come dire, mi attrai con questa metafora, in questo vascello che ha alzato le vele, ormai sono 3 anni, no? Quindi, come dire, stiamo andando avanti e credo che a vele spiegate arriveremo fino a Potsdam e Berlino, ma io spero ancora avanti dopo, noi stessi e coloro, perché ho apprezzato moltissimo l'intervento del nostro ospite che ci richiama all'idea di coinvolgere i più giovani in questa impresa, ma già ci sono i più giovani in qualche maniera in questa impresa, ma quelli che ancora verranno, proprio per portare avanti fino al 21, e lì il 21 dovremmo fare i fuochi di artificio, Marcello, li stiamo già preparando, perché, come dire, a Firenze e non solo a Firenze, per festeggiare, insomma, questo grandissimo, e oltre il 21, quello sarà, come dire... Intanto, vista la mia avanzata età, fermiamoci al 21. No, che fermiamoci al 21? No, dico, fermiamoci con le iniziative di... Uno ci sarà senz'altro, e non svelo certo un segreto, non è un segreto, e anzi è proprio l'iniziativa che la società dantesca spera di realizzare in collaborazione con il Museo degli Uffizi per il 2021 è proprio giocata sul visibile parlare, mettiamola così, perché sarà l'esposizione di tutte le tavole realizzate da Federico Zuccari per la Commedia. E questa sarà una delle iniziative di punta del 700° anniversario della morte di Dante, proprio ispirata, proprio legata fortissimamente a questa prospettiva del Dante illustrato. Altre ce ne saranno, contiamo di restare in sella fino ai prossimi centenari. Posso richiamare? No. L'idea du 800° anniversaire ne vous inspire pas une parole? Il y a beaucoup de paroles inspirées par. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, mais vraiment c'est celui des illustrations qui n'est pas familier, donc je ne sais pas. C'est ici, mais je trouve que tout ce qui s'est dit ces jours-ci soulève l'espèce de question implicite qui n'a jamais été affrontée à Taipei, qui n'a jamais été affrontée en face, oui. Qui est celle, chez Dante, et bien au-delà sans doute, mais chez Dante, de ce qu'est la puissance de l'image dans la naissance même de la pensée. Et de l'image. Bon. Qu'est-ce que l'image, et qu'est-ce que fait un... Alors, je vais donc donner un tout petit exemple des choses que j'aimerais voir prolonger. La grande question du paradis, c'est quand même le rapport entre le ciel et la terre. Je suis resté très frustré par la notion, mais tout le monde l'est, y compris ceux qui l'ont utilisé, je pense à Alicia Gianni, de Storia Seconda, un concept flou, contenitore un peu aussi. Qu'est-ce que c'est que la Storia Seconda? Je pense d'ailleurs qu'il faudrait à chaque fois la définir extrêmement précisément en fonction du type d'illustration qu'elle en a à faire, et essayer de comprendre si, dans ces images-là, il n'y a pas quelquefois une puissance d'interprétation justement sur le lien entre le ciel et la terre. Alors, il y a des illustrateurs qui sont des illustrateurs banals, des illustrateurs comme ça, qui se contentent justement d'illustrer en fonction de ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent, de ce qu'on leur demande de faire, etc. Puis il y a sans doute des illustrateurs qui ont une puissance de penser en image, évidemment, et c'est là que je reviens à ma question initiale, de penser en image qui, précisément, nous dit quelque chose de ce rapport qui n'est pas celui de l'enfer, évidemment, et qui n'est pas celui du purgatoire, et qui justement se joue dans l'entre-deux de ce ciel irreprésentable et de ce qui est dit constamment dans chacun des champs de notre condition terrestre, de la terre, des fins dernières, etc. Voilà les quelques
considérations, mais justement, il y aurait là sur ce dernier point un axe de réflexion qu'il faudrait peut-être parcourir méthodiquement en essayant de. Bon. È molto giusto quello che hai osservato. Sì, soprattutto in ragione del fatto anch'io ci sono arrivato progressivamente nel tempo, non è stata una conquista immediata. Capire una cosa che è proprio di fondo per quanto riguarda la concezione stessa della commedia e del viaggio oltremondano di Dante, che è il viaggio dell'anima verso se stessa, cioè verso il recupero dell'immagine di sé. Cioè deve l'anima che torna ad essere identica a Dio, homo imago Dei. Solo attraversando la storia, il tempo, i personaggi, è questa progressiva ascesa verso il recupero della propria identità, che è quasi divina, che è la vera e antica identità divina dell'uomo, perduta nel tempo, quando l'uomo è diventato dissimile da Dio, diverso da Dio per il peccato originale e per i peccati secondo. Ma appunto è tutto un percorso verso il recupero di una immagine, l'immagine dell'uomo Dio. Non a caso la visione finale è proprio questa. La visione finale non è quella di una luce che non è solo quella di una luce che abbaglia e impedisce di vedere qualcosa, ma sono anche i segni del volto dell'uomo dentro questa luce divina. È quello che vede Dante. È quello che forse i lettori del Paradiso non sono riusciti a intendere, o meglio, gli artisti scarsi lettori del testo del Paradiso non sono riusciti a intendere e hanno cercato l'impresa impossibile, cioè di figurare il Paradiso rappresentando la luce assoluta, la scomparsa della figura. No, dovevano fare il contrario, cioè alla fine dovevano rappresentare l'uomo Dante che ha raggiunto la sua immagine, l'anima di Dante che ha raggiunto la sua immagine. Quindi, cioè, al fondo sta questo progetto, a mio avviso, che è il progetto dell'uomo medievale che vuole appunto tornare alla sua identità perfetta e assoluta. E purificarsi della sua storia umana. Tu capisci così la nostra effigie che si vede dentro i circoli della Trinità? Dentro i cerchi della Trinità. Nostra effigie. Varie modalità, ma in particolare due che si differenziano tra loro in maniera significativa. Chi segue, l'artista che segue la proposta di Dante e la traduce in immagine. Un'altra modalità è quella dell'artista, forse non so se riuscivo a spiegarmi bene, che fa un'altra commedia in immagini sua, tu l'hai detto, cioè per esempio pensa a Botticelli, cioè la sua è un'altra commedia, ovviamente sulle tracce della commedia di Dante, ma non seguendo, come fanno molti miniatori, Dante, ma proponendo una sua commedia, un'immagine. E questa mi sembra una delle cose che forse bisognerà continuare, su cui bisognerà continuare a riflettere e a studiare però. Questo significa sposare appieno, far fruttare la polisemia di testa. Certo, no. Scusate se sono. Anzi, è Dante che autorizza. Autorizza. E ovviamente gli artisti più grandi si sentono autorizzati e quindi lo fanno. Certo, esattamente. Senza capire. Cioè, proponendo se stesso. D'altronde ogni pittore rappresenta sé, quindi insomma, funziona sempre questo. Je serais heureux si quelqu'un pouvait nous expliquer quel tournant représente Botticelli, parce que
dans le regard extérieur, c'est vrai qu'on a l'impression d'une césure avec Botticelli. Alors, quelles seraient les conditions à la fois historiques et figuratives qui rendent possible l'événement Botticelli? Comment on peut approcher ce problème? No, mi trovo imbarazzato, certo, di fronte a una domanda di questo tipo. In realtà c'è anche un po' di sospetto e di timore da parte di Botticelli nei confronti della commedia. Si vede bene che si accosta, poi lascia fare, poi riprende i disegni degli altri, poi riflette sulla sua propria pittura e su questa sua visione umanistica del cosmo antico, c'è un'evoluzione addirittura fra i disegni iniziali e quelli conclusivi, si intende bene questo che è un percorso suo personale dentro il testo di Dante, dove però si riflettono tutte le sue letture, tutti i suoi accostamenti o allontanamenti rispetto al testo di Dante. E ogni volta bisogna andare ad interpretare alla luce della sua propria esecuzione, del suo proprio contesto culturale e figurativo, e contemporaneamente di quello che era l'intelligenza di Dante in quel momento, perché effettivamente è il Dante neoplatonico, no? Quello che funziona particolarmente in quel contesto, e tutti si dispongono in quel modo. C'è un po' a quel punto un horror vacui nei confronti di Dante, che non viene inteso più come due secoli prima, ma è diventato appunto un'altra cosa, disponibilissima, ma anche un bacino di cognizioni che vanno recuperate e concretizzate con enorme dispendio di energia. Botticelli, oltretutto, si dichiara e viene dichiarato del tutto ignorante del testo dantesco, incapace di comprenderlo. No? Quindi lui fa l'artista, no? In questi casi. Quindi dobbiamo essere molto cauti nel cercare di capire questa nuova avventura, questa nuova apertura del testo dantesco al nuovo. Io so poco e quel poco lo so in modo confuso, quindi spero tanto in questa iniziativa futura di Potsdam, che ci permetta proprio di sistemare una questione aperta, veramente aperta. Comunque è molto interessante l'argomento dell'ignoranza, sì, dell'artista, perché sono tanti hanno detto di non sapere niente. L'ultimo, Barceló, Michele Barceló, ha illuminato, sì, ha illustrato la commedia, e certo. Deve aver letto un po' di Dino, Comunque io sono... Fa lo stesso in catalano, in castigliano, non è in francese, lui è quasi francese, non ha importanza, però voglio dire che l'argomento è questo, è che malgrado l'ignoranza o grazie all'ignoranza producono dei testi artistici molto importanti. Per fortuna gli artisti non sono filologi, per fortuna nostra. Capito? Il fraintendimento lodmaniano, e questa è la questione che si trova ermeneuticamente dentro la produzione di nuovi testi artistici o nuovi testi, però il fraintendimento è questo, fraintendono, quindi producono testi. Da lì a un certo punto Galla distribuiva qua e là i disegni che lui aveva prodotto. Io non si ricordava prima se quell'angelo era dell'inferno, del purgatorio, di dove era, e Galla lo metteva un po' a casaccio, quindi j'aurais voulu que notre collègue Jean-Louis Poirier, qui nous fait l'honneur d'être présent et qui est l'auteur d'un livre important
en français sur Dante concernant l'image d'Ulysse chez Dante. S'il accepte mon idée d'utiliser le concept de schématisme, s'il pense cela un apport intéressant, et peut-être en deux ou trois mots, peut-être expliquer à notre public ce que nous entendons par schématisme.